L'ordine di evacuazione dell'esercito israeliano non è servito ad evitare un'altra strage. Almeno 16 persone, tra cui diversi bambini, infatti sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità palestinesi, in un raid aereo che questa mattina ha colpito i quartieri orientali della città di Khan Yunis, nel sud della striscia. Un portavoce militare ha spiegato che miliziani di Hamas avevano installato nell'area rampe per il lancio di missili e per questo era stata invitata la popolazione civile ad evacuare temporaneamente verso la zona di Al-Mawasi. Dunque, le operazioni nella striscia proseguono anche se tra i vertici militari l'attenzione è rivolta a quello che sta diventando il fronte più caldo e pericoloso di questa guerra, lo scontro con i ribelli Houthi dello Yemen, gruppo legato a filo doppio all'Iran e al regime degli Ayatollah. Dopo il drone che ha colpito Tel Aviv e la risposta israeliana con il bombardamento del porto di Hodeida, il leader delle milizie yemenite Abdul Malik al-Houthi ha minacciato Israele dicendo che non potrà più considerarsi al sicuro. Per lanciare i loro attacchi, gli Houthi possono contare sull'appoggio delle milizie sciite sparse in tutto il Medio Oriente. Questo, per esempio, è il messaggio con cui un gruppo iracheno ha rivendicato l'attacco portato ieri con un drone contro la città di Eilat, nel sud di Israele. Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu è in viaggio verso gli Stati Uniti. Domani sera dovrebbe incontrare il presidente Joe Biden, che però è ancora positivo al Covid. E poi la vicepresidente e probabile nuova candidata democratica nella corsa alla Casa Bianca, Kamala Harris. Mercoledì, poi, dopo l'intervento davanti al Congresso, Netanyahu potrebbe incontrare anche Donald Trump, candidato alla presidenza per i repubblicani.